le prelibatezze dal miele al mosto cocco, ai vini, alle zucche, perché abbiamo anche nonna Pina che ogni domenica, tranne oggi perché è ospite di questo evento, ogni domenica vi ricordiamo che nonna Pina dell'Associazione dei Arancini del Cuore, noi qui nel punto vendita di Via Zara facciamo la pasta fresca fatta in casa. Ce ne sono di altri tipi, eh? Questo per esempio è noce, questo è noce e peperoncino. Il clima dei canti popolari, tra poco inizierà la magia della campagna in città. Vi ricordiamo, se volete essere sempre attenti con i nostri eventi, di cliccare mi piace alla nostra pagina Facebook Mercati di Città La Prima. Verrete informati ogni giorno di tutte le iniziative e gli eventi che facciamo all'interno e all'esterno dei nostri punti vendita. Vi ricordo che domenica 31 ottobre la festa di Halloween all'interno del punto vendita. Io voglio assaggiare le castagne. Ci può. Una foto con tutti i partecipanti, le seguaci di Alberto e Luigi Donatempo. Una foto con tutti all'incoronato. Montepulciano, sì, Borgo Torrito all'incoronato. Azienda, penso, aperta la domenica mattina. Vicino al santuario. Siamo produttori di vino dal 1990. Prendetemi una carta. Iniziamo con le seguaci di Euterpe, vi ricordiamo
che la giornata sarà ricca di sapori e colori che daranno vita a questo bellissimo evento, la quarta edizione organizzata da Mercato di Città. Tra pochissimo al nostro microfono la conduttrice Floriana Vindanese con la collaborazione di quella Vita Eventi che ci dà proprio da qui quest'oggi. Iniziamo, diamo vita a questo evento con le seguaci di Euterpe. Con il tuo microfono per vedere un attimino come si sente la tua voce oggi. Vai. Sì, oh, prova sì. A questa iniziativa che valorizza quella che è un po' la tradizione più bella, più semplice e più autentica, le nostre radici. Bene, buongiorno a tutti, noi siamo molto felici, siamo tutte felicissime, noi seguaci di Euterpe, di essere qui, di nuovo ospiti della grande supermercati La Prima, con il grande Luigi Giannantempo che ci ospita questa per la quarta volta. È bellissimo, è un'esperienza sempre più bella, ogni anno si mortifica di più e noi siamo veramente entusiasti di questa cosa. Tra un po' arrivate, arrivate. Noi arriviamo da Castelluccio Val Maggiore, siamo un gruppo nati da più di 7 anni, siamo nati quasi per scherzo, però adesso ci stiamo consolidando sempre di più. La tipologia delle danze? Le danze, abbiamo danze internazionali, quindi balcaniche, italiane, russe, francesi, di tutto di più, danze dal mondo, e anche e soprattutto danze. Mi raccomando, il microfono dritto perché ci sono interferenze con i vostri cellulari, in campagna i cellulari non si utilizzavano. L'azienda di opportunità che ci avete dato di essere qui. Borgo Turrico è una realtà presente dal 1890 vicino Foggia, zona Incoronata, santuario dell'Incoronata, a cavallo del Bosco dell'Incoronata e Torrente Cepparo. È un'azienda che ha le sue origini appunto nella storia, adesso è un'azienda giovane che sta avendo un grosso successo soprattutto in Italia ma anche in tutto il resto del mondo. Il nostro lavoro è quello di valorizzare il più possibile il vino nero di Troia,
e a quanto pare ci stiamo riuscendo abbastanza bene, perché stiamo riscuotendo grossi premi importanti in tutto il mondo. L'azienda ha 15 ettari di dati, per cui noi tutto quello che produciamo in azienda mettiamo in bottiglia, per cui non c'è un discorso di intermediazione. Grazie. Cara Valentina, continuiamo la degustazione, quindi il vino non può mancare. Quindi si accompagna un po' troppo. Stiamo degustando troppo, dici, Evviva, cincin. Siamo pronti a seguirci perché tra poco ci sarà. Evviva, cincin. Offre a tutta la cittadinanza, e quindi quest'anno, anzi questa è la terza edizione che facciamo. Tu sei pronta? Pronti da sempre, da sempre. Lasciamo del fuoco, due tre momenti. Adesso la domenica prossima ci sarà il grano cotto, quindi poi avremo le cartellate, le scarole, tutto ciò. Sto anche oltre, oltre. Lasciamo 10 giorni per il periodo del mare. Ma a casa, al di là di queste mezze, quando la realtà dei supermercati, a casa, a casa, voglio dire che mi c'è l'approccio della mia vittoria della media, perché ho fatto tutti i dolci di cartellate di Natale. Un applauso alle seguaci. Perché deve andare via domani. Quindi hai preparato i dolci per i parenti dell'America. Esatto. E arriveranno pure lì. Fantastico. Facciamogli un applauso alla nonna Pina, che è la nostra mitica nonna di rappresentanza. Comunque grazie per la tua energia, ma soprattutto grazie per la tua esperienza. Questo segreto che tu hai tra le mani, no? Allora, però bisogna ricordare che io faccio parte di un'associazione di diversamente abili, che è le Ragioni del Cuore. Certo. Per cui con me porto molto spesso i ragazzi per socializzare, per impegnarmi. Quindi è questo che mi porta ancora di più ad essere più vivace, più vivace e partecipe con amore, quindi proprio per far inserire, socializzare i ragazzi. Che meraviglia la nostra nonna Pina, grazie nonna, sei la nonna di tutti noi. A più tardi. Grazie, buona permanenza. Io non so se ho visto prima una persona che dovevamo fermare, sai perché? Perché qui c'è il signor Alfio. Ti ricorda qualcosa, Alfio? Quest'estate ha vinto la Smart, il signor Alfio, in diretta lo stracchino al cucchiaio. Vediamo cos'è, e poi invece torniamo a quelle che sono le caratteristiche dei piatti che io sto ammirando in diretta. Allora aspettate che vi raggiungo la nostra parte del tavolo, così facciamo una bella chiacchiera e spieghiamo anche a favore di telecamera quello che sta accadendo e le bontà che abbiamo qui in diretta. Buongiorno e bentrovati. Grazie, grazie, grazie a voi tutti, grazie a Luigi e a Mercati di Città La Prima. Noi siamo qui presenti per la quarta edizione di qui, anche noi. E oggi siamo con l'azienda agricola di Faeto Mangiotanci per quanto riguarda la linea dei legumi e di fave cicoria. Quindi abbiamo fatto assaggiare prima i ceci ad insalata e adesso fave cicoria e abbiamo lo stracchino. Lo stesso stracchino lo stiamo conquistare con il nostro cocco prodotto da Borgo Turitto. Quindi abbiamo messo insieme in questo paniere terre e gusti le sinergie di una serie di produttori locali, ma produttori locali che producono eccellenze, quindi abbiamo prodotti di alta qualità. E infatti abbiamo proprio, no, soffermiamoci su questa bontà, quindi è il vostro stracchino, però è una sorta insomma di novità, di esperimento, perché l'avete abbinato a una sorta di vincolto, e così abbiamo capito bene, sì. Quindi lo possiamo riproporre anche a casa. Perfetto, assolutamente sì, assolutamente sì. Diventa quasi un dolce. Un dolce naturalmente, diciamo, classico e pieno di fermenti lattici vivi, quindi anche da un punto di vista salutistico abbiamo ricco di benessere. Ricco di benessere, perfetto. Invece torniamo a questo che è il piatto di
tipico di casa nostra, il gatto sempre ben apprezzato. Abbiamo anche qui qualche elemento innovativo, proprio per offrire a tutti i presenti l'occasione di rubare qualche altro segreto? Sì, vi faccio illustrare il prodotto da Paolo, che è il produttore. Perfetto. Più di lui. Certo, Paolo, allora entra e spieghiamo nel dettaglio, proprio per offrire anche a tutti i curiosi la possibilità di poter ripetere lo stesso a casa. Sì, certamente. Visto si parla di campagna in città, la cicoria, esatto, è tipica del Foggiano e della nostra terra. Noi siamo qui proprio per elogiare sia la fava che la cicoria. Noi la proponiamo già cotta nei vasi che potete trovare qui nel punto vendita e in altri punti vendita di la prima, che praticamente si è visto da preparare, è stato svuotato, è stato riscaldato con un goccio d'acqua e un filo d'olio, sempre la nostra tecnica. Qui adesso stiamo proponendo sia solo fave cicloriche e anche fave cicloriche con lo stracchino, che può essere un abbinamento per qualcuno che ha dei gusti più particolari, più delicati da proporre sia come piatto principale o come contorno per la cena. Quindi anche questo è un piatto velocissimo, sì, da velocissimo realizzare a casa, sì, 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 con gli ingredienti appunto tipici di casa nostra, facilmente reperibili. E poi un altro elemento che vogliamo aggiungere, infatti lo faccio dire a te. Prima che abbiamo superato, esatto, i ceci con la rucola e il pomodorino, che è più foggiano e più tipico da uno che non ci sia, perché il cece è della nostra terra, la rucola Foggia diciamo è della nostra terra e il pomodoro anche, è un piatto tipico e diciamo veloce ed è insalata che si può consumare sia d'estate che d'inverno come cena, come contorno ugualmente. Questo lo proponiamo noi per far assaggiare e farla degustare insomma ai nostri clienti che sono qui oggi presenti. Perfetto, vogliamo aggiungere dell'innovazione. Esatto, abbiamo un prodotto che è già pronto. Sì. Mostriamolo ai nostri amici, eccolo qui. E qui voglio etichetta perché lo stiamo mettendo a punto, ma in questi giorni sarà pronto, vedete anche le condimenti dalla prima. Quindi è un prodotto già pronto, già cotto, a casa va svuotato direttamente in padella e poi condito a piacimento. Quindi già c'è, come si può vedere, la fava, sì, sì, e la cicoria che è separata. Tutto già pronto. Quindi sono già il piatto pronto. Questo qui è fave e cicoria. Fave e cicoria. E invece i ceci che abbiamo realizzato, però no, c'è stato ceci in bianco. Ci aggiungete voi il buco e le pomodoro. Allora Valentina, a te la parola con i vari piatti e torniamo alle altre. Quindi l'acqua fredda serve ad ammorbidirle e a non farle bruciare.
ovviamente sono sempre da via del centro, quello sempre, giusto? Lo spacco centrale, un quarto d'ora nell'acqua e poi la castagna cotta a puntino. Allora, un quarto d'ora nell'acqua ed un quarto d'ora poi per cuocerla. In realtà questo dipende dalla potenza del fuoco. Bravo. Giusto? Bravo. Ma per evitare che si brucino, ci puoi svelare un segreto? Devi curarle. Semplicemente bisogna seguirle e curarle, non esistono segreti. Però quello dell'acqua è interessantissimo. Il fatto che le teniamo a mollo nell'acqua fredda per un quarto d'ora. Queste le hai raccolte stamani a Melfi? Stamani a Melfi. All'alba. Ti ricordo, scusa Corina se mi interrompo, lui è venuto... Dall'albero alla brace. Bravo. Dall'albero alla brace, in diretta. Sì, Valentina. Dico, lui è venuto apposta da Napoli, è andato a Melfi, ha raccolto le castagne ed è venuto qui a cuocerle. Fantastico, per saperlo avremmo fatto il viaggio insieme, visto che stamattina io alle 5 ero ancora a Ischia. A saperlo... Io già stavo a Melfi alle 5. Ah, ecco, allora no, avremmo potuto fare il viaggio insieme da Napoli a Foggia, no. No. Senti, parliamo invece, no, Ciro, di un altro aspetto tecnico. La qualità della castagna e quindi il conseguenziale sapore. E la dolcezza non implica se è grande o è piccola, basta che sia dolce e la qualità è ottima. Se no è grande e poi non sa di niente, è inutile prendere. Non ha senso, giusto? Abbiamo delle zone in cui le castagne hanno un sapore più dolce e quindi sono qualitativamente migliori? Abbiamo qui Melfi o Avellino. Ah, ecco. O Melfi o Avellino. Tu di dove sei, Ciro? Sì, napoletano, da Napoli con furore. Però 30 anni ha lavorato per i mercati di città il 13:30, lo vogliamo dire. Facciamo certo, un applauso a Ciro. Facciamogli un applauso, anche perché ogni volta non perde l'occasione per farci degustare i piatti di casa sua, Ciro. Anche dopo tutti al 13:30. Più tardi tutti a pranzo al 13:30. Cucini e le patate. Che cosa ci farai degustare? Stamattina sono in particolare, ci stanno broccoli con melanzane, un bollino di broccoli e melanzane, pasta al forno fatta in casa. Poi è vero che ha spaghetti al 90°, carne al sugo, tutte specialità nostrane, roba nostra. Che meraviglia anche il fatto che prepari la pasta al forno con la pasta fresca. Pasta per orecchiette e troppo. Quindi mi raccomando, non perdere l'occasione per rimanere con noi a pranzo da 13:30 e degustare tutte le bontà di casa nostra, tutte le eccellenze. E allora, mentre Ciro continua con questo procedimento, ricordiamo agli amici che si sono appena aggregati a noi che per evitare che le castagne si brucino basta lasciarle in ammollo in acqua fredda per circa un quarto d'ora. Giusto, Ciro? Perfetto, grazie. Le ragioni del cuore, mentre il 31 Halloween, che è una festa commerciale, facciamo house, rotarot, terre gusti, deliziosa, 13:30 e i vini di Borgo Torrito. Ah.
quasi. Vuoi sentire la canzone? Matteo, ringraziamo tutte le aziende del nostro territorio che hanno partecipato, le eccellenze, quindi siamo orgogliosi della nostra terra di avervi fatto assaggiare tutto il giorno. Facciamoci tanto a favore di telecamera. Mettiamoci qui a favore di telecamera. Più tardi in ogni caso io arriverò con le telecamere e riprenderò tutto quello che succede con i nostri clienti e con la bontà che tu stai pubblicizzando e promuovendo con la tua attività. Parliamone. E allora abbiamo l'azienda agricola Bucci Carmela. Certo, è l'azienda di mia madre, è un'azienda di famiglia che è nata da 5 anni, ma che affonda le sue radici in un'azienda cinquantennale del nostro nonno su un altro settore. Noi abbiamo pensato di scegliere il settore dell'allevamento delle quaglie per la proprietà proprio benefica delle sue uova e poi per il miele, dedicandoci anche ad un'attività di bomboniere, bombodosatori per il miele, decori per il miele, perché ci piace mangiare sano, poi ci piace lavorare con passione e nel biologico. Fantastico, e allora intanto Carmela, cosa sta succedendo nella postazione che stiamo tutti insieme vivendo in diretta? Beh, ci fa piacere perché sono venuti tutti a degustare, anche chi non mangiava il miele ha voluto provarlo. Quindi è una grande soddisfazione. Io lo devo provare? Sì, aspettiamo Valentina e ringraziamo il signor Giannatempo e tutte le aziende che ci hanno permesso di stare qui e ci hanno dato onore di stare oggi qui nella città di Foggia. Noi veniamo da Bellicetto. Certo. E noi ringraziamo voi perché grazie alla vostra realtà abbiamo modo di degustare un miele che oltre a essere buono fa anche bene. Quindi tra poco verrò anch'io con Valentina a degustare il miele che tra l'altro io adoro. Grazie, grazie a Bucci Carmela. Allora, io sono della cooperativa Emos, vicino. Noi abbiamo un allevamento di capre, mucche, cavalli, facciamo fattoria didattica, abbiamo il caseificio, facciamo giuncate, canestrati, mozzarelle. Abbiamo diversi prodotti, adesso stiamo provando a fare il miele, stiamo provando a fare anche saponi, cera, la crema per le mani con cera d'api, olio d'oliva e altri prodotti. Facciamo le fattorie didattiche, infatti domenica 4 novembre facciamo una fattoria aperta proprio per i bambini e proviamo a fare un po' di tutto. A coinvolgere i bimbi, i piccoli, ma soprattutto a promuovere quelle che sono le potenzialità di un prodotto sano, genuino come il vostro, presente su più fronti. Quindi dall'alimentazione abbiamo capito che state provando anche a realizzare dei prodotti di bellezza come i saponi appunto per le mani, ma questo magari può essere anche l'inizio della realizzazione di creme cosmetiche che la donna ovviamente tanto desidera per il benessere, quindi la salute della propria pelle. Grazie di cuore e tra poco vi raggiungo per assistere in diretta a qualche bontà live. Ringraziamo anche per la presenza, hanno portato qui gli animali, alcuni degli animali presenti qui. Sì, grazie Pina Antonio. Pina e Brunella. Pina e Brunella, fantastico. Buona continuazione, ci si vede tra poco per la degustazione. Grazie. Instagram, seguiteci per essere sempre al passo nei nostri punti vendita in vendita. Zarrilli, formaggi e troverete presto anche l'azienda Bucci. Terre gusti, deliziosa la Puglia che ti piglia. Il nostro fantastico 13.30 con i menù a 9.90 aperti tutti i giorni, anche a cena con le migliori carni pugliesi. E poi i vini di Borgo Turrito. Le sequoci di Oterpe a casa non ve le potete portare, dovete aspettare la campagna in città per guardarle. Yeah, I'm a bird, she's my father, let's go.
i nostri punti vendita in vendita, Zarrilli Formaggi, e troverete presto anche l'azienda Bucci, Ferregusti, deliziosa la Puglia che ti piglia, il nostro fantastico 13.30 con i menù a 9.90, aperti tutti i giorni, anche a cena con le migliori carni pugliesi. E poi i vini di Borgo Turrito. Le seguaci di Oterpe a casa non ve le potete portare, dovete aspettare la campagna in città per guardarle. Del territorio che passa in primis attraverso quella che è la ricca filiera gastronomica, ma sono le attività artistiche a 360 gradi che valorizzano questa meraviglia, e credo che la quarta edizione ne sia l'esempio tangibile. Vorrei qui accanto a me Luigi Giannatempo, questo imprenditore straordinario, amico di tutti, che davvero regala momenti di festa e di gioia, le tante iniziative quotidiane che ricoprono l'anno e che coinvolgono piccoli e grandi, proprio come una grande famiglia. Io penso che sia davvero un esempio per tutti noi, un esempio, un'operazione imprenditoriale di valorizzazione del territorio, come questa iniziativa che invece tende a far riscoprire le tradizioni che sembrano ormai andate, ma che possono ancora riguardare tutti noi, ma soprattutto i più piccoli, quindi coloro che rappresenteranno le generazioni future. E questa riscoperta tende proprio a coinvolgerli e a far ritornare a quelli che sono gli usi e le abitudini semplici come quelli della campagna. Anche perché, scusa Flo, volevo fare una foto con te, con i seguaci di Oterpe, esatto, con tutte le aziende, esatto, e con Luigi Giannatempo, una foto di gruppo, che non c'è mai stata una foto di gruppo tutti assieme. Infatti vogliamo incorporare questa partecipazione, questa giornata di festa attraverso uno scatto fotografico che poi andremo a condividere sui social, a partire dalla pagina dei mercati di Città La Prima, ma perché no, sulle pagine di tutti noi, per continuare a condividere questo tema della festa. Ringraziamo poi Potito, Potito che certo, è sempre presente. Potito, il nostro fotografo ufficiale, il grande amico che va a ricordare con le sue meravigliose immagini. Diciamo anche il suo cognome. Potito più valore, non sbagliamo, è vero Potito, siamo assolutamente convinti che anche la tua presenza rappresenti per noi un valore aggiunto, quindi grazie di cuore. Certamente, ringrazio tutti voi. Grazie, è una grande squadra che ti arricchisce, che ti gradisce volta in volta, tutti professionisti del settore, tutti tesi a rendere omaggio alla nostra meravigliosa terra, non solo di Capitanata, ma la terra di Puglia. E allora, facciamo degli eventi ormai quotidiani qui ai mercati di Città La Prima. Facciamogli un applauso a Valentina, grazie Valentina per il tuo lavoro e il tuo impegno quotidiano. Fa si trovava a Ischia e ho detto no, ci devi essere. Un grande applauso a una grande presentatrice, Floriana Prignanese. Grazie Valentina, grazie di cuore, balza la pena. Alle 5 eravamo a Ischia, ma ne balza la pena, perché il resto lo spettacolo è questo. È stato bello condividere questa mezza giornata con voi, con le emozioni di essere tornati un po' indietro nel tempo, quando tutti noi eravamo un po' bambini. Balliamo, infatti balliamo, ma stiamo anche degustando i prodotti nel frattempo, prima di metterci tutti a tavola per il nostro pranzo domenicale, come da tradizione, non solo qui in Capitanata, ma ormai tutto il sud Italia. Io approfitto ancora di questi preziosi minuti per ringraziare tutta la grande famiglia capitanata da Luigi Giannatempo. È bellissimo tornare qui, orgoglioso della nostra terra, traghetta questa squadra, ma lo è ogni volta che ci si incontra per questi appuntamenti che valorizzano il nostro territorio, di cui siamo orgogliosi e di cui siamo fieri e felici. Nel frattempo è molto, molto bello vedere i nostri amici continuare a degustare, perché i formaggi e le mozzarelle e il vino e le calde arroste sono una vera e propria droga per il nostro palato. È una sorta di grande festa dei sensi prima di quello che è il nostro, il loro tempo, la nostra azienda. Quindi un grande applauso va a tutte le aziende dalla prima all'ultima. Grande applauso va alla Protezione Civile che è sempre presente, quindi con Silvano e tutto il suo gruppo, i seguaci di Oterpe. Tutti
tutti i miei collaboratori, cioè Luigi, Matteo e Pasquale, che oggi loro giorno di festa hanno aiutato in questo evento, perché per prepararlo siamo qui dalle 5 di questa mattina a portare gli animali. Ringraziamo chi ci ha portato gli animali. Ringraziamo tutta la gente che ha partecipato, perché voi siete il nostro orgoglio e ci date lo spirito e la carica per organizzare. E ovviamente ringraziamo anche piccolo Francesco che dà le idee alla campagna in città. Se ne sta per lui. Abbiamo un altro ospite che ha fatto parte di questa giornata e poi insieme, perché chiudiamo con la quadriglia, quindi ecco appunto, non andate via perché chiudiamo questa grande festa con la quadriglia finale. Ma io volevo intervistare l'altra azienda che quest'oggi assieme agli animali della Cortina ha impreziosito con il Pony, questo centro appunto di equitazione dedicato a piccoli e grandi. Rotarot presso l'Incoronata è un resort con annesso maneggio e scuola di equitazione per grandi e piccini. C'è anche la presenza di un maneggio coperto, quindi le lezioni possono essere svolte mattina, pomeriggio o sera e alcune volte anche di notte. Quindi vi invitiamo a prendere parte, a conoscere questa realtà foggiana. E vi aspettiamo in tanti, grazie. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia e per aver deliziato i nostri piccoli con questo pony straordinario. Invitiamo allora tutti i presenti a conoscere la vostra meravigliosa realtà e perché no, a cominciare questo sport che è anche una filosofia di vita. Certamente, io tra virgolette mi occupo anche di ipoterapia, quindi cosa c'è di meglio se non l'equitazione? Vi aspettiamo presso Lucio Calbutti nel suo resort Rotarot e a presto. A presto, grazie a voi, buona domenica e continuiamo. We'll be right back.
Grazie.